Fanogeo anche quest'anno per due giorni ha rappresentato le molteplici e attuali sfaccettature dell'universo agricolo del nostro territorio. 30 e passa anni di vita di questa manifestazione hanno consentito a tutti di vivere l'evoluzione e la trasformazione dell'agricoltura, passando anche attraverso le persone e le generazioni che l'hanno fatta. Questa edizione purtroppo non ha avuto nel meteo un grande alleato, anzi, per cui le presenze si sono molto concentrate in alcuni momenti del calendario della manifestazione, lasciando purtroppo scoperti altri. Ma la grande soddisfazione di questa edizione per gli organizzatori sta proprio nella nuova frontiera di Fanogeo, ovvero sia la didattica. Raddoppiate rispetto al passato le presenze dei piccoli visitatori, passati da 200 unità del passato agli oltre 400 visitatori odierni, che guidati dai volontari della Proloco hanno saturato tutte le didattiche messe a loro disposizione nella mattinata dedicata a loro. E due giornate completamente diverse, ieri la didattica appunto dagli antichi mestieri ai falchi, a qualsiasi animale che ci viene in mente di una fattoria, a quella di oggi dove c'è tutti i prodotti del territorio, dal cibo a prodotti per l'agricoltura, il bestiario per la caccia e tanti altri animali. I visitatori hanno visto pochi mezzi agricoli rispetto al passato, ma scoperto tante eccellenze produttive, gustare piatti della tradizione grazie al ristorante e potuto anche scambiare opinioni, confrontarsi con altre realtà e sentirsi parte così di un mondo che evolve, col passato dei tempi sempre presente e mai perso di vista. Un chiaro esempio poi della dimostrazione del mondo agricolo e della sua trasformazione si avrà nella cornice ormai della cooperativa Falcineto, con le sue rievocazioni storiche e la presenza invece dei mastodontici mezzi moderni. Cominciamo martedì 28 maggio e con la giornata del grano, in cui presenteremo le migliori varietà di grano duro di quest'anno. E insieme c'è le prove in campo dei trattori e delle mietitrebbie nuove, quelle appunto che dicevo prima di ultima generazione, quest'anno della ditta Class. E la festa, diciamo, vera e propria si completa domenica. Cominciamo come al solito con un momento serio, cioè la 71esima assemblea della cooperativa agricola di Falcineto dei soci. Alle 15.30 invece andiamo con la rievocazione vera e propria della mietitura, trebbiatura e aratura d'epoca, con i mezzi d'epoca. La novità alle 19. Okay. Il noto cantautore fanese Luca Vagnini ha scritto e verrà a cantare per noi l'inno della festa della mietitura per i 40 anni.